passaggio di consegne in pieno stile britannico, quello tra Theresa May e Boris Johnson, con la premier uscente che, dopo un breve discorso alla Camera dei Comuni, nel quale rende omaggio al neo presidente, raggiunge Buckingham Palace per rassegnare formalmente le sue dimissioni nelle mani della regina Elisabetta. Di seguito il nuovo capo del governo, l'uomo dal ciuffo biondo che lo rende terribilmente simile al presidente Trump, prima ottiene il mandato da sua maestà, quindi tiene il suo primo discorso a Downing Street, durante il quale ribadisce i punti del suo programma. L'obiettivo principale è riunire il paese dopo le aspre divisioni degli ultimi mesi e realizzare la Brexit a qualunque costo. And as we prepare. Senza se e senza ma, faremo un nuovo accordo e sarà un accordo migliore. Ai pessimisti che non credono alla nostra capacità di onorare il mandato democratico del referendum 2016, proveremo che si sbagliano. Sul fronte della sicurezza, Johnson annuncia che 20.000 poliziotti in più saranno impegnati per le strade e dopo i tributi e i riconoscimenti arrivano le grane, prima fra tutte la lista dei ministri. Johnson punta a costruire un governo di conservatori favorevoli alla Brexit per non trovarsi con un esecutivo spaccato di fronte alle scelte da fare nei confronti dell'Unione Europea, come accaduto alla premier uscente Theresa May.